La Formula 1, uno sport che unisce cuori, menti e nazioni, in cui i 20 migliori piloti competono sui circuiti più iconici e amati di tutto il mondo, una tradizione che continua ancora oggi. Il campionato 2021 è stato emozionante dall'inizio alla fine e il 2022 promette di non essere da meno. Il nuovo regolamento aprirà la strada a modifiche all'avanguardia. Talenti esordienti insieme a campioni affermati scenderanno in pista per darsi battaglia. Nella nuova stagione gli occhi saranno puntati sui team principal, che dovranno guidare i piloti, le vetture e l'intera squadra verso la vittoria. Questa è una sfida che richiede nervi saldi e d'acciaio. Questa è la Formula 1. La Mercedes è tornata in Formula 1 nel 2010 e dal 2014 a oggi ha sempre vinto il campionato costruttori. Nel 2021 ha portato a casa ancora una volta il titolo costruttori, mancando per un soffio quello piloti, dove ha ottenuto il secondo posto. Nel 2022 la Mercedes tenterà di riaffermare il proprio dominio. La squadra potrà dirsi soddisfatta solo se le frecce d'argento riusciranno a dimostrare di essere le auto più veloci e vincenti della stagione. Il team Red Bull Racing è in F1 dal 2005 e dal 2009 è in pianta stabile tra le prime tre forze del campionato. La scorsa stagione si è conclusa in trionfo con Max Verstappen nuovo campione del mondo. La Red Bull è tornata a volare. Nel 2022, sotto la guida giusta, la Red Bull potrebbe tornare a dettare legge. Di sicuro la squadra spera di concludere la stagione non più con uno, ma con due trofei da aggiungere alla bacheca di Milton Keynes. La Ferrari ha disputato ogni stagione del campionato di F1 fin dal debutto nel 1950. Detiene ancora oggi il record di titoli vinti da una scuderia. Nel 2021 ha disputato un buon campionato con il terzo posto nella classifica costruttori. La Ferrari corre sempre per vincere. Con una buona pianificazione di questa e delle prossime stagioni, la vedremo spesso lottare per il podio. E chissà, potrebbe puntare al primo posto già nel corso di questo campionato. Di sicuro. La McLaren è una pietra miliare della F1, competizione a cui partecipa dal 1966 e in cui ha vinto nel corso degli anni numerosi titoli piloti e costruttori. Nella stagione scorsa ha raggiunto un rispettabile quarto posto, conquistando l'unica doppietta dell'anno con Daniel Ricciardo e Lando Norris. In questa stagione la coppia di talenti formata da Ricciardo e Norris scende in pista con una certezza. La McLaren farà di tutto per tornare a conquistare il titolo. L'Alpine è stata la novità del 2021, stagione in cui ha riportato in F1 i piloti Fernando Alonso ed Esteban Ocon. L'Alpine ha concluso il 2021 al quinto posto della classifica costruttori, ottenendo la sua prima vittoria con Ocon nel Gran Premio di Ungheria. Il 2022 sarà un anno di transizione per l'Alpine, che si ripresenta con la collaudata coppia formata da Alonso e Ocon. Nel giro di qualche anno, se ben gestita, potrebbe inserirsi nella lotta per il titolo. L'Alfa Tauri è entrata in Formula 1 nel 2020 ed è famosa per aver lanciato la carriera di molti giovani talenti. L'anno scorso si è piazzata sesta e Pierre Gasly ha conquistato un inaspettato podio nella gara di Baku. Per il 2022 la squadra ha riconfermato la coppia di piloti composta da Yuki Tsunoda e Gasly. L'obiettivo è continuare ad andare regolarmente a punti, conquistando margine sulle scuderie di metà classifica. Il 2021 è stata la prima vera stagione in F1 dell'Aston Martin. Il team è tornato in scena con il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che ha ripreso il volante di una sua monoposto. Dopo un debutto complicato nei test, l'Aston Martin si è dimostrata competitiva e ha chiuso la stagione in settima posizione. Con una coppia di piloti composta da Lance Stroll e Vettel, nel 2022 l'Aston Martin ha il potenziale per lottare per il podio, ma serviranno una visione manageriale e investimenti commisurati alle sue ambizioni. La Williams è una leggenda della F1, avendo vinto in passato 9 campionati costruttori.
La famiglia Williams ha ceduto la proprietà nel 2020 e nel 2021 la squadra si è fatta onore fino alla fine. Ha concluso all'ottavo posto grazie alle incredibili gare disputate da George Russell nel suo ultimo anno alla Williams. Nel 2022 la Williams si affiderà a Nicholas Latifi e al nuovo acquisto Alex Albon, di ritorno in F1 dopo un anno di assenza. Molti si attendono da loro il salto di qualità necessario a lottare con le vetture di metà classifica. L'Alfa Romeo vanta una lunga storia in Formula 1, iniziata nel 1950, anno in cui conquistò il primissimo campionato piloti. Tuttavia, nel 2021 ha ottenuto il nono posto assoluto, senza neppure arrivare al podio. La squadra si presenta nel 2022 con due nuovi piloti. Zhou, il primo pilota cinese della storia della Formula 1, sarà affiancato dal veterano Valtteri Bottas con l'obiettivo di tornare stabilmente in zona punti. La Haas è entrata in F1 nel 2016, ottenendo da subito buoni risultati, culminati nel quinto posto del 2018. Nell'ultima stagione si è piazzata decima, ma dedicando molte risorse allo sviluppo della vettura 2022 e alle strategie future. Per la stagione 2022, la Haas spera di poter contare su una monoposto competitiva. Hanno due piloti affamati, un team ambizioso e una buona leadership, quindi vorranno sicuramente lottare per le posizioni di metà classifica. Bene, allora, presentazione dei team dell'anno scorso fatta, e io vediamo se riusciamo a far peggio. Io prenderei questa, c'è verso. Nome team, Brocchi. Brocchi team, va bene. Cognome, Pirlot. No, aspetta, cos'è P? Ok, allora guida, vabbè. Andiamo avanti un po' così, cercheremo di capire. Allora, abbiamo la partita. Ok. Allora, prima Mercedes, seconda Red Bull, terza Ferrari, McLaren Alpine, Alfa Tauri, Aston. Allora, preparativi alla la prima gara è in Bahrain. Ferrari va da sola, almeno. Pedro della Rosa, il record l'ha fatto, sul giro. Che macchina aveva? Pedro della Rosa. Allora, informazione di circuito era questa. Settore 1, settore 2, settore 3, zona DRS, una sola, tre zone DRS, una sul traguardo, una subito dopo nel settore 2, anzi ce ne sono due nel settore 2, vabbè, ascolta, io qua dopo capiremo anche qua, dai. Allora, obiettivi personalizzati, prestazionali, che cacchio dico? Raggiungo almeno il Q3, ma sì, dai. Ma minchia, il Q3 devo prendere alto che il Q3, sì. Posizione, beh, sicuro che lo prendo. Anche il Q2, ma sì, dai. Io direi che bastano di più perché non lo so. Allora, assemblaggio auto, vediamo come va prima di cominciare a spendere soldi. Alle mail. Allora, nostro benvenuto in squadra, Brocchi. Sì, questa è la tua nuova casella di posta. Ricorda di consultare regolarmente le mail perché riceverai comunicazioni importanti da vari emittenti. Siamo molto felici di averti a bordo. Audrey Mansa. Che cacchio. Allora, calendario. La gara è... Ma dove siamo? Qua, qui, 7. La gara, qui gli accordi, qua qualche progetto. Il 18, venerdì, sabato e domenica. Ok, io direi di
Vabbè, qui non posso scegliere il circuito, si parte da prima, man mano si va avanti. E così. Quindi abbiamo Charles, morale buono, contratto residuo 3 anni, eh sì, dopo ci scappa, da una parte. Morale buono anche di Carlos e 3 anni anche lui. Giovinazzi ha 10 mesi, però è un collaudatore, è di scorta questo. La ricerca di nuovi piloti potrebbe essere... Chi potrebbe andare qua? Ma al momento io... Sì, oddio, il problema è la macchina, non è... I piloti sì, c'è Carlo che dovrò spingerlo un po' e Leclerc tirargli un po' le orecchie, ma lascerei questi qua al momento, quindi via. Avanti. Allora, cosa c'è? L'email obbligo di sponsor. Personale chiave sviluppo auto. Allora, ciao, buongiorno Brocchi. Ah, Enrico Gualtieri, responsabile dell'area Power Unit. Enrico Cardil, responsabile area telaio. E Diego Tondi, responsabile operazioni aerodinamiche. Allora, spiego che va bene, va bene. 8 giorni fa, 2 giorni. Questo qua invece cos'è che è? Ho appena realizzato che non hai assunto il tuo ruolo di team principal in tempo per negoziare obblighi con gli sponsor. Sì, li ho già accordati. Sponsor, ciao. Cosa vuole Maria? Buongiorno, bro. Che abbiamo pensato di organizzare. Allora, io per il party potrei anche dire di sì, ma 10.000 euro, 2-10.000 dollari. Ascolta, un po' meno, eh. Perché qua cominciamo a spendere, poi sforiamo il budget cap. Vai, andiamo avanti. Allora, inizio stagione, cosa vogliono ancora, Diego? Allora, conclusi i test di Barema, abbiamo un polso del nostro livello competitivo rispetto alle altre scuderie. Mi ha legato per trovare il riepilogo delle prestazioni poste dalle nostre auto. Valuta questi dati per paragonarli. Va bene, allora, prestazioni auto 1, che dovrebbe essere Leclerc. Vai, cos'è qua? Progetto. Io se potessi togliere queste cose qua, si può fare qualcosa? Riduzione della resistenza. Non si può fare qualcosa. Come faccio qua a metterlo a posto? Allora. Ore rimaste. Qua devono lavorare tanto su questa. Gallerie del vento. Ok, 4 ore. Cacchio, sono un po' poche. 6 ore, poi una parte aerodinamica questa, è molto... Oh! Quanto mi toglie qua? No, lasciamo così. Priorità progetto. Va bene. Ingegneri, ne mettiamo 4. E l'ho bisogno un po' affrettato, eh. Azzarola se costa 225 mila dollari. 5 aprile viene completato. Tempo 18 giorni, denaro restante 28 milioni e ne spendo un botto. Qua avviare questo progetto, sì. Quelle pance lì purtroppo sono un po'... penso al futuro. Va bene, cominciamo solo con quello. Andiamo a vedere come va la macchina nelle prime... Come faccio? E meno importante, cosa vogliono ancora? Xavio. Posso pronta prima di partire. Come sempre, verificare completato le attività previste. Informazioni, circuito, obiettivi e assi massili fatte. Vai alla gara. Allora, tutto fatto, mi manca solo questo qua. Via. Weekend. Allora, io direi di fare le prove libere per capire un po' come va la macchina, eh.
Benvenuti nell'arcipelago della Formula 1. Il Bahrain ha una superficie ridotta, ma il pubblico sulle tribune sta dimostrando grande spirito. Comunque, è ora di vivere un fantastico weekend all'insegna dei motori. Il circuito del Bahrain non regala davvero nulla. Spesso è necessario scalare dall'ultima alla prima marcia, a causa delle curve strette. Obbligati a frenare in discesa, i piloti devono mettere in conto il rischio di un bloccaggio. Concentrazione ed equilibrio faranno la differenza. La stagione è solo agli inizi e riserva ancora molte opportunità per cambiare le carte in tavola. Sulla pista non si può mai dare nulla per scontato. La battaglia inizia! Bene. Allora, prove 1. Gli sponsor vogliono che raggiunga almeno il Q3. Poi pagano, ma poi devo ancora capire bene quella sezione. Dai, continua, via. Allora, fiducia nell'assetto, nessuno lo sa perché bisogna uscire, è inutile. Tutte e due con le mescole rosse, non possiamo. No, lasciamo le rosse. Oh, parte così lui, quindi. Allora, andiamo alle prove 1. No, le vorrei provare a gestirle senza chi parla. Radio check. Eh sì. Allora, prima che facciamo. Facciamo uscire Sainz, via. Vai Sainz, fammi vedere. È lui primo che esce. Beh, ma qua sono libere, quindi vai. Facciamo uscire anche Charles subito. Allora, ritmo standard, carburante equilibrato e il DRS neutro, va bene. Anche Charles standard, equilibrato, neutro. Vediamo un po' i tempi che fanno uno e l'altro. Adesso devono fare dei giri. Qualcuno finisce largo. Ah, che cacchio. Rivediamo cos'è successo. Vediamola, ecco Nicolas Latifi. È del tutto fuori traiettoria. Brutto errore. Preso un colpo, Allora andiamo a bordo con Leclerc. Non abbiamo ancora i tempi. Tsunoda con le medie. Sainz va meglio.
Dai, però con qualche... Non mi fai ancora vedere i tempi? Andiamo avanti un po'. Ma veloce. Sì, qua sono le prove, non occorre... Ecco, 1.35, 6.25, Sainz. Leclerc. Dai, Gasly. Più 2, più 2. Anche Latifi. Leclerc 1.35. Bene. Senza strafare. Dai. Ricciardo. Un più 1.7, Ricciardo. E poi arriveranno dentro le Red Bull e le Mercedes che ci sverniciano. Allora. Ah, allora, rientro anticipato, richiedine verranno cancellati all'ingresso nella corsia box. Ah, no. Non vorrei neanche sforzare troppo, eh. Sainz è migliorato. Sainz si è migliorato. Nei primi due settori va meglio Sainz, ha fatto il miglior giro, poi nel terzo è sceso un po'. Allora, intanto stanno capendo bene la pista. Qui siamo su Sainz. Andiamo un po' Verstappen. Guarda che scalda le gomme questa, poi vedi. Ecco le gialle. Vabbè, andiamo avanti veloce tanto qua. Facciamo questo, manca 50 minuti, c'era stata una bandiera gialla. Forse qualcuno è andato largo? Russell. Diamo un'occhiata. Vediamo, ecco George Russell. E qui va largo, di parecchio. Beh. Allora, vediamo un po' i tempi. Più 0.7. Chi è che è andato largo? Ecco il replay. Che ancora? Rivediamola. Ecco l'auto di Alonso. Qui va largo. E immagino che non ne sarà per niente felice. Vabbè. Allora, Verstappen è più 7. Più 0.7. Poi c'è Hamilton. Bottas, vabbè. Ok, adesso. C'è un incidente. Aia, bandiera gialla, dove? È un incidente! Vediamo cos'è successo. Guardiamola meglio. Il punto qui è Sainz.
Non ci voleva, oh. Questo è un incidente grave. Penalità? Verstappen sta facendo, comincia a spingere con le gomme gialle, quindi leggermente più dure di quelle rosse. Vediamo Leclerc, guardiamo dietro. Ah, questo è Hamilton. Ah, ma non voglio spingere troppo perché sennò mi consuma tutte le gomme e anche la macchina si rovina, insomma. Allora, 40 minuti, andiamo avanti un po' a manetta col tempo, via, veloci. Vediamo se gommatura molto bassa della pista, del tracciato. Deve farsi un po'. Queste gomme qua sono ormai andate, 37% Sainz. Un'auto è appena andata larga. Oh. Vediamo un po'. Ed Verstappen. Ecco qui Max Verstappen. Incredibile, perde completamente la traiettoria. Ma sì, ma l'ha tenuta dentro però, c'ha. Allora, Sainz ti imbotta e mi va bene, però sono le prime libere. No, lasciamola. Aspetta, riconferma questo, via. Verstappen si è fermato. Leclerc sta entrando? Allora, vediamo un po' se possiamo fare con i pneumatici. Però se consumo questi poi in gara cosa metto? No, lasciamo quelli usati. Lasciamo questi qua usati. No, nuova mescola non bel niente. Lasciamo questi. Ok. Dai, vai in pista. Ok. Tutte e due non vogliono andare. Oh, non vogliono andare. Ah, l'assetto non valido, mi dice. Assetto auto. Chiesto piano di run. Aspetta, se io... Cioè, lui va bene, nella sterzata tutto il resto fa schifo, la macchina. Come faccio a farlo andare meglio qua? Assetto che ha sbagliato, mi dice qua. Inclinazione dall'ala anteriore. Male, male, male. Ah, quindi la stabilità frenata va male. La sterzata va bene. Trazione e rettilinei va male, quindi potrebbe essere un pelo più scarica, dici? Così. E l'ala posteriore andiamo un pochettino più scariche. Poi, vabbè, dai, proviamo così. Ah, no, 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 aspetta. Come faccio a salvarla? Ah, devo... Ah, le gomme. Devo mettere quella che tengono almeno 15 giri, non sono queste. Cambia. Ok. Riconfigurazione. Vediamo anche con Sainz. Aspetta, pneumatici li cambiamo.
Componenti non ne abbiamo, assetto, male male anche lui la stessa cosa, mettiamo meno carico, quindi diamo un pelino più di velocità, ma poco di più, vediamo se così va. Non lo so, proviamo, dai. Bene, allora facciamo andare sia uno che l'altro. Quanti giri mancano? Quant'è il tempo? 27 minuti. Vai fuori anche te, così almeno. Questo è Sainz. Neutro. Lasciamo invariato tutto, anche il ritmo standard. Questa roba vale per Leclerc. Ok, andiamo su Leclerc. Facciamo dei giri veloci, vediamo se si migliora o no. 1.35, 3.51. Velocità dovrebbe essere migliore, però non so se in curva. 1.35, si è migliorato Leclerc. Minuti alla fine delle prime prove. Aumentiamo ancora. Sainz sta andando bene. Sainz sta andando bene. Verstappen li ha attaccato, eh. Hamilton, Bottas, Alonso, Piastri, Magnussen, Russell, Zor, non ricordo più come si chiama. Norris, Tsunami, Ricciardo, Michael Schumacher, Perez, quindicesimo, Gasly, Vettel, Albon, Stroll e Latifi. Alonso, quarto. Alonso si è ripreso bene. Allora, Verstappen ha superato Leclerc, adesso è secondo. Che c'è? Ok, è già contento della macchina. Andiamo avanti ancora veloce, mancano 6 minuti, velocissimo. Allora, Sainz che è in botta, Leclerc è lì. Facciamoli finire tutti. Ok, sono entrati. Bandiera scacchi per tutti. Ah, dai, entrate tutti. Bene. Giro più veloce, Carlos Sainz. Bene, 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 bene. Quindi la macchina c'è. Peccato per quell'incidente prima con Verstappen. Allora, 35% acclimatamento e l'altro 28%. Conoscenza dei componenti, siamo lì. Fiducia nell'assetto è un po' meno Carlos, però gli piaceva. Mentre, scusa, Leclerc, Carlos invece un po' di più. Non è contento dalle prestazioni di Leclerc. Allora io direi di l'EP2 andrei a simularlo veloce fino alle qualifiche. Allora prove 2, prove 3, via. Dai, via, andiamo alle qualifiche subito.
Vai. Benvenuti e grazie per la compagnia in questo weekend di gara. Concluse le prove libere, siamo in attesa delle qualifiche. Non c'è tempo per rilassarsi. I piloti dovranno attingere a tutto il loro talento in queste qualifiche, nessuno escluso. C'è da spingere al massimo per assicurarsi una posizione favorevole sulla griglia. Non è possibile prevedere quale sarà l'esito di queste sessioni. Non c'è molto altro da dire. Possiamo cominciare! Allora, Charles ha fatto il miglior giro, poi c'è subito Verstappen a più 0,18. Sergio Perez, Carlos Sainz quarto, perché Perez c'ha una penalità in griglia? Motivo? Motivo? Allora, io qua posso andare a mettere un pochettino, aspetta. Non posso toccare niente. Se mettiamo un pochettino più di benzina. Allora. Vai. Ecco qua. Allora. L'assetto non si può toccare. Allora, male nei rettilinei, male nei rettilinei. Ah, cosa vuoi? Ti devo abbassare giù tutto? Inclinazione alla posteriore. Aspetta, ripristina. Sì, quello che ha, ok. Però questo qua sembra restare dentro qua. Io non so se qua posso ancora toccare. Ma come faccio a spostare con la linea rettilinei? Non è, oddio. Ascolta, ma io lo lascio come era prima, tanto ha fatto un buon tempo, ha fatto il miglior tempo. È vero che magari non si è spinto proprio. Questa qua posso metterla lì e ci sta. Però come trazione vado a perderla così, Perdo trazione così vediamo un po' se... Cacchio, perdo trazione nei rettilinei, forse è migliorato qualcosa, ma dai, allora lasciamolo così come si è trovato prima, che ha fatto un buon tempo, anche se è da migliorare parecchio. Allora, le mescole qui sono nuove, l'attuale è 100%. Io direi di andare subito, gestisco le qualifiche. And radio check. Allora, radio check, okay. Lasciamoli un attimino, vediamo se va fuori qualcuno. Non fammi andare fuori per primo, che la pista non è gommata. Andiamo avanti un po' col tempo. Stroll. Ocon, avanti. Bottas, Michael Schumacher. Dai, che la gommatura normale.
aderenza alta però, mi dà. Gommatura normale, lasciamolo un po'. 31 gradi di temperatura. 10 minuti. Vai e vai. Andiamo sulle Leclerc. Allora, il controllo manuale ti consente di gestire veramente il ritmo, consumo carburante. Sì, lo voglio manuale, anche questo lo voglio fare io. Ritmo conservativo. Oh, standard. So we need to push. Equilibrata qua. Copy. Neutrale. No lift off needed. You are doing standard. A good job. Equilibrata. Copy. È normale, vai. Oh, sono qualifiche. Head down. Copy. Copy. And charge button off. Yeah, all good. In 4 minuti può piovere. Oddio, allora qua devo spingere la manetta. Quindi attacco. Massimo. And push. Potenza. Perché okay. Se mi cambia. So Massimo. Deploy. E vai. Se mi cambia il tempo che viene l'acqua. We can push a bit more. Non facciamo più nessun. Ok. Vedi di non uscire. Eh. 25% di possibilità di acqua. Poco, però. Poi in Bahrain, ma come piove mai in Bahrain? Andiamo un po' veloce. Leclerc quarto, Sainz terzo e davanti le due Red Bull. Ok. Allora noi possiamo anche stare lì, siamo terzi e quarti, quindi... Allora, condizioni 79%, vorrei tenerle per la gara io queste qua. Questa qua restituita, me ne dai ancora? No, restituita più reale, però mi dai, non mi resta più niente. C'ho due nuove, anzi questa è il 79%, faccio massimo 19 giri. Io direi di star qua. Ok, non sono salvate, bene. Mancano 3 minuti, dai, puoi dire che in 3 minuti mi andiamo avanti veloce e ripartono tutti, spero nella posizione del Q1, Allora non voglio andare perché sono ok. Tempo finito, nessuno si è avvicinato, bene. Allora, dai, qualifiche, vai, dov'è? Continua.
Allora, fiducia 67, basta la fiducia di questo, cavolo. Ah, le regolazioni bloccate, assetto auto. Che cosa vuoi che faccia qua? Posso solo fare l'anteriore, ma cosa vuoi fare? Stiamo dentro. Allora, sovrasterzo. È che va male nei rettilini, quindi io dovrei. No, sono troppo fuori. Boh, a provare a farla così. Non testato, lo so che non è testato questo, cavolo. Dai, proviamo, andiamo avanti. Gestiamo le qualifiche 2. Sì. A radio check. Ok. Yeah, all good. Allora, vediamo di far partire qualcuno. Aderenza alta, gommatura normale, buono, 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 buono. Vai, e anche tu. Andiamo con Leclerc, scusa. Voglio vedere come si trova con questo assetto. È solo l'anteriore, eh. Andiamo un po' veloce. Buonanotte. Ok, 1.31. Sainz va bene qua. Ok, aspettiamo, siamo lì. È inutile uscire, mancano 4 minuti. Una posizione molto buona. Lascerei così. Non uscirei proprio per le gomme. Un minuto. Bandiera. Ok. Finiamo che rientrano tutti. Verstappen, ciao va tutto. Ok. Ciao va tutto lui per... Non tanto, però... S1, S nei primi due settori va molto bene Verstappen. Cioè noi siamo una schifezza, da 27 a 34. Vabbè. Via via. Allora, gara. No, scusa, Q3 adesso questo. Q3 64, è peggiorato l'assetto qua, niente. Bello. Mettiamo quello che ha più fiducia. Ciao Gianmarco. Buongiorno. Grazie per il follow. Allora, cos'è che stavo facendo? Ho messo quello che era più fiducioso Leclerc, perché quello che ho messo a posto io fa la schifa, una schifezza. Allora, io direi di avviamo le qualifiche, le Q3, poi c'è la gara. Vediamo un attimo, vai. Allora, check chance. Test radio. Radio check, ok. 11 minuti. Allora, andiamo avanti un po' a manetta. Stop. Usciamo con Leclerc subito. E poi facciamo Sainz. Via. Andiamo con Leclerc.
Allora, questo qua era quello, l'assetto in automatico, che lui si è trovato meglio di quelli che ho pacciugato io. Oh. Lasciamolo così in automatico, poi vediamo se dargli un aiutino. Allora andiamo su veloce, vediamo di fargli fare dei tempi, vediamo un attimino. No, fanno schifo. Ok, 1.31 Leclerc più 0.065 Sainz. Io lascerei così. L'ultima ce la potrebbe portare via. Torna in pista, dai. E non va in pista. No, troppo tardi, vabbè. Ah, l'assetto non va. Mi dice, perché devo cambiare le gomme, è vero. Perché le gomme non riuscivano a fare tutti quei giri, però abbiamo tenuto la posizione, quindi partiamo in pole con Leclerc e secondo Sainz. Bene, buono. Adesso perché Perez c'ha la penalità che io non ho visto, era nelle prove. Siamo arrivati al giorno della gara, squadra e piloti sono quasi pronti. La Ferrari ha brillato nelle qualifiche e saranno sicuramente soddisfatti delle posizioni in griglia. Ma la vera sfida sarà riuscire a mantenersi su questi livelli durante la gara. Sì. La prestazione della Red Bull nelle sessioni di qualifica fa ben sperare. Riuscirà a esprimere il suo vero potenziale prima della bandiera a scacchi? Ah, c'è un sole magnifico sulla pista oggi. Le squadre e i piloti sono nelle condizioni ideali per dimostrare di che cosa sono capaci. Quale squadra sarà riuscita a mettere a punto la strategia vincente per questo Gran Premio qui nel Bahrain? Allora io pensavo se posso mettere 5 kg di benzina in più per ogni macchina, perché poi gli faccio spingere e quando gli faccio spingere va giù, che è un piacere. Però non so se posso farlo. Vediamo un po', eccolo qua, sì. Allora, 57 giri. Quanti giri sono? Aspetta, Oh, non ho visto quanti sono. 57. Oh, non uno in più, Allora, 57. 1, 2. Ah, non me ne fai fare di più. 58. Assetto auto non testato? Ok, facciamo partire con le rosse. Io partirei con le medie. Perché poi devo entrare nei box. Io oserei cambiarle. Dai, cambiamo questa. Bene, poi andiamo sull'altra macchina. Un chilo in più. Perché poi se ti faccio spingere mescole, le mescole di questo lascerei, no, facciamo anche questo qua gialle e poi vediamo dopo. Ok, allora, perché poi se entro dopo sono in mezzo a casino. Stasera il cielo è sereno mentre i piloti raggiungono le posizioni sulla griglia. E ora Charles Leclerc è in P1. Vediamo se approfitterà della sua posizione in griglia. E più indietro c'è Sainz. Dopo l'incredibile qualifica di ieri, oggi la partenza sarà a ridosso della pole. Le scuderie sono pronte a partire. Ed eccoci qui al Gran Premio del Bahrain. Si spengono le luci e via, partiti! Pausa. Ritmo di Leclerc, subito all'attacco aggressivo.
Potenza e stessa cosa per Sainz. Quindi cos'è che ho messo? Attacco, carburante niente, però a Sainz devo dirgli di non rompergli le scatole al compagno. Beh, a parte che sei più veloce, però no, non ostacolare il compagno, è ordine di scuderia e così ti ritieni. Poi se sei più veloce, vai. Allora, vai. Questo di Stabs, vedo un altro. Alleanti hanno gomme Ok. rossa. Vero che c'è le gomme gialle, però. La Red Bull è avanti. Sì, Rivediamo guarda. cos'è successo. Stiamo vedendo la Red Bull. Ha superato Sainz all'esterno e poi all'interno qua. Ed ecco qui il sorpasso con cui avanza nel gruppo. Dai. Eppure oggi la squadra puntava in alto. Che peccato. Fanno apposta, eh. Sorpassa, eh? Eh sì, sai, volevo dire. Sorpasso. È vero che abbiamo gomme un po' più dure noi. Guardalo, guardalo. L'ha superato. Qua, vai, grande. Grande Sagan, grande Sainz. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Guarda, Diamo guarda, guarda. un'occhiata al replay. E questa è la Guarda, Ferrari. con le gomme arancioni, guarda che bravo. E vai. Guadagna una posizione con Cioè, estrema gialle. disinvoltura. Vai, vai, vai. L'entusiasmo della squadra è ormai alle stelle. Vai, 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 vai. Allora, potrei dirgli di stare, andare su aggressivo, We should slow down. a Charles, mentre questo deve stare in difesa, aggressivo anche lui, ma di Lerse in difesa. Vediamo un po'. Slow down now. Ok. Poi magari posso dirgli di rallentare quelli dietro. Vedi? Rallenta quelli dietro e lascia andare un po' Charles. Buono, 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 l'S1 c'ha il tempo, Charlo. Vediamo da dietro, anzi andiamo su Sainz e guardiamo avanti. Andando leggermente in conservazione, mantenendo dietro tutti gli altri. Charles deve andare. DRS enable, ok. Ecco. No, DRS. No, DRS, adesso no, adesso mi frega quello. DRS è potente sulla Red Bull. Non gli scappi.
all'attacco. Andiamo su Verstappen, vediamo cosa. Guarda che lo prepara, guarda come fa. E non ha scampo Sainz. Ah, no, no. Che ha bloccato le ruote, non ho visto. Bandiera gialla. And just a reminder on the rest. Sto cacchio di Hertz. Accumulo. Non va sto cacchio di Hertz, si scarica troppo velocemente. And we need charge button on. Charge button on. Button on. E no, un altro, no, per parere. Ok. Come faccio? C'ho dietro quello. Adesso mi passa. Aumentiamo il ritmo. And you can push. Yeah. Push, però datemi su di sto Hertz. Questo qua appena mi passa va a beccare subito Charles. Se non mi date l'ERS io non riesco a difendermi. Guardalo, guardalo, porca miseria. Dai. Ma è normale. Cavolo. Vai con sto coso, vai. Potenza, sorpasso, via. Ritmo è già. La Red Bull passa! Sì, buonanotte. Che novità, eh. Dai Carlo, vai. Con sto baracco. Guarda quanto resta indietro. Sì. DRS is disable. DRS disable. DRS okay. Disable. Vai! Vai, 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 vai! Dov'è? Dove sei? Dove sei? Mollare Carlo, c'hai anche le gomme diverse. Dagli fastidio così almeno perde tempo. Dai grande Carlo. Cacchio non l'ha passato però. Devo sviluppare l'ERS, il DRS, è inutile. Sì, il DRS, l'ERS ma elettrico, mi sbaglio di nuovo. Guardalo. Sfrutta la scia, ovviamente il DRS, è lì, eh. Allora, ce l'ho di potenza qua, dai. Questo invece, neutrale per Charles. Guardalo, guardalo, guardalo. It will be charge button off. Vai, grande Carlo. Ma vai. La Ferrari sale di una posizione. No, ecco da vedere, da rivedere questo. Guardiamola meglio. Il punto qui è Sainz. Guardalo. Interno. Con le gomme dure, con le gomme medie. E va al sorpasso guadagnando una posizione in gara. Grande. Che momento! La squadra è assolutamente entusiasta. Sì, mancano ancora 50 passaggiri, però vabbè, 52 giri. Però Charles non va via. Allora, ritmo aggressivo. Neutrale come Hertz, lui ce l'ha di potenza, di attacco, perché c'è... guardalo. È una lotta. Non finisce più sto stile. Keep going. Dai Carlo, vai. Ma non c'ho potenza sull'Hertz. La Red Bull è avanti. Che palle.
Vediamo un po' le gomme. Però loro ne hanno, cioè consuma molto 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 meno che un malare. Consumiamo prima la nostra rossa e la nostra gialla. Che palle. Guardalo ancora, la lotta continua questi due. Vediamo se riesce a fare il miracolo. Carlo sta consumando un botto di gomme, guarda là. Questa sfida qua è micidiale, per le gomme è massacrante. C'ha il DRS. Guadagna un pochettino sul rettilineo perché con il DRS, però deve stare sotto un secondo, da Verstappen. Vai. Vai, grande Carlo. È andato? Sì. Oh. Vai da Carlos. Buono. Adesso lui ha il compito, ha l'obbligo. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Parliamo con un'occhiata. E questa è la Ferrari. Come prima, uguale, stessa curva, stesso posto. Una mossa coraggiosa. Era meglio quello di prima, però. Posizione in più in gara. Comunque per stavo dicendo. Per com'è andata la squadra non può che festeggiare. Che adesso Sainz ha l'obbligo di rallentare un pochettino quelli dietro di lui in modo da dargli spazio a Leclerc, insomma, di dargli un po' di vantaggio. No, c'ha il DRS. Verstappen c'ha il DRS, qua ci frega. Andiamo a vederla. Dov'è che siamo? Guardali come sono attaccati, guardali. Allora io direi di andare avanti un pochettino più veloce, così vediamo come. Tanto quei due Lizer li stanno suonando bene, Verstappen e Sainz. Leclerc non scappa, non va via. C'ha quel. Sì, ha aumentato un pelino il distacco, ma pensavo un po' di più. Questo distacco qua è stato creato proprio grazie a Sainz. È stato un bloccaggio in pista? Rallentando. Vediamo cos'è proprio successo. Guardiamola meglio. Okay, qui da. Abbiamo Joe. Eh sì, ecco il bloccaggio. Ha fatto un pit stop fuori questo. La squadra è parecchio delusa. Speriamo che riescano a riprendersi in fretta. Vai, via. Fammi vedere. Allora. Dai, quanto sei? Sta aumentando poco. Infatti il distacco La Ferrari sale di una posizione. Il distacco è grazie a Sainz che sta tenendo lì un po' a fatica Verstappen. Però siamo quasi con le gomme da metà. Andiamo avanti ancora più, un po' più veloce. Devo guadagnare tempo perché queste gomme qua tengono meno la strada, ma dovrebbero durare un pelo di più.
è che non mangia un botto di gomme sta macchina. Leclerc quant'è? 10, dai, buono. Ecco Verstappen che ha passato, porca miseria. La Red Bull passa! Eh sì. Adesso è a caccia di Leclerc quello. Ma non c'ho l'ERS. Cioè, Sainz non può far miracoli, non c'ha la macchina, è inutile. Ma non solo lui, anche l'altro. Andiamo di neutrale, perché a sto punto Verstappen mica lo becco più, guarda lì. Non lo becco più. Si è staccato, non ha più neanche il DRS. Allora, siamo su Leclerc. Parliamo dietro perché sta arrivando quello. Ah, vedi, 11 secondi, no, ma non si vede ancora. Allora, lui sta andando con un ritmo aggressivo, carburante è equilibrato e neutrale per quanto riguarda l'ERS. Lui adesso si sta ricaricando un po', Sainz, carburante equilibrato, però è sempre in attacco, sempre in attacco. Allora, andiamo a vedere Sainz. C'è l'Alfa Romeo dietro? Non è possibile. Ma sono senza gomme. Cioè, ho finito le gomme, ma come mai? Andiamo di aggressivo. Ho finito. Cioè, guarda lì. ...35%, 34%, all'anteriore sinistra e la posteriore sinistra sono... devo calmarmi un po' perché qua le gomme vanno giù. Inimi di Bottas, fermo, tranquillo, a Bottas. Ma c'hanno il DRS dietro, eh. Però Sainz sta facendo il 3 Perez e Hamilton ai box, Gasly idem. Qualche giro riesco a tenerlo ancora con queste gomme. Ovviamente prima di entrare è... No, sorpasso. Rivediamo cosa è successo. Palle. Diamo uno sguardo. Siamo su Tsunoda. E qui vediamo il bloccaggio. Stava per perdere il controllo. Ma pensavo che mi faceva vedere il sorpasso di... Questo è un colpo Bottas. Durissimo per la squadra. Riusciranno a reagire? Lo vedremo. Dai. Eccolo, bravo, vai, tieni giù. Sarola. Dai, Carlo. Sorpasso. È che non dura. Carica presto, è inutile. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Sì, ma mica una Red Bull là dietro, è un Alfa Romeo, è la cugina. Però aspetta, lui monta gomme rosso però. Eh.
DRS, no DRS. Lo so che non c'ho il DRS. All good. DRS. Verstappen ai box. Yeah, very poor grip, I don't know why. A cambio è ancora al 30%. Ancora? Ancora no, volta gialle le ha messe, ecco, questo qua finisce la gara sicuro. Keep going. Noi dobbiamo cambiare quante gomme. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Diamo un'occhiata al replay. Ma l'hai superato ancora. Rivediamola, l'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. Vabbè. Una mossa coraggiosa, c'ha gomme ma che diverse. Vale una posizione in più in gara. Questo è un colpo durissimo per la squadra. Via via. Momenti tristi. Allora, torniamo su Sainz. C'ha sempre davanti Bottas che... Vabbè. Allora, io pensavo di mettere ancora le gomme gialle a fare ancora la ventina di giri se riusciamo, quindi 20-40 e gli ultimi 10 12 giri, quello che è rossa. Manteniamo un pochettino il ritmo qua. Allora lasciamolo andare questo, facciamo standard, quindi cala un attimino. Ok, così risparmio le gomme nella lotta. Guarda quanto ha consumato di più Sainz in confronto alle Leclerc. Sainz al 27% di rimanenza, Leclerc a 42-41 adesso. Benzina, siamo più o meno, ha consumato un po' più Leclerc di benzina. Ok, neutrale e neutrale, lasciare andare l'Alfa Romeo. Ah, ti sei fermata adesso, quindi bene bene così. Dai, vediamo se riusciamo a fare qualche giro ancora. Più 21. Oh Cayman, buongiorno Cayman, benvenuto e grazie per il ride, benvenuti anche i tuoi visitors. Non so se si può dire, penso di sì, dai. Grazie mille per il ride Cayman. Vediamo un po', ecco qua gli facciamo un bel so a Cayman, vediamo cosa ha portato. Ah, farming e risu farming, bene 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 bene. Oh, siamo primi e secondi, però dobbiamo ancora fermarci, eh? Ci dobbiamo ancora fermare. Ah, mi fa penare, mi fanno questi qua. Qui sono su Sainz, 24% di gomme, quindi è calato il consumo che aveva così drastico, però è calata un po' la velocità, eh. Allora andiamo a vedere Verstappen come fa a andare. Va bene, lui ha cambiato le gomme, c'ha gomme fresche gialle. Ciao Cayman, buonasera, grazie ancora per il ride.
benvenuto. Siamo la squadra dei brocchi. Quella che deve ancora capire che squadra è. No, li ho in prima e seconda posizione al momento, questi due qua, Leclerc e Sainz, però devo ancora fermarmi a cambiare gomme. C'ho ancora un 36% di media su Leclerc e un 23% su Sainz, perché Sainz mi ha tenuto dietro Verstappen e l'ha rallentato un pelino per dargli un po' più di margine a Leclerc. Ovviamente c'è stata tutta una serie di sorpassi con DRS e quant'altro e ha consumato un botto le gomme Sainz, però è stato molto bravo. Adesso sta arrivando Verstappen con le gomme nuove e qua ce ne tira addosso un po', Allora vediamo un po'. Leclerc in prima posizione, seguito da Sainz, subito in seconda, più 24 secondi, e sta arrivando Verstappen, c'è solo Ocon davanti. Andiamo avanti un pelino, facciamo un più 4, 21% di rimanenza delle gomme di Sainz. Andiamo avanti ancora un po', 26, adesso c'è strada libera a Verstappen, no, l'ha beccato. Priority now is tires, as you know. Spagnola, la sei al 19%, sta bene, c'hai dietro... I lost a massive amount of grip. Sì, lo so che le gomme sono quasi finite. Can we try something with the tires? Carlo, guarda che c'hai detto Sainz. Carlo, mettiamolo in difesa e un pochettino più aggressivo, facciamo perdere un po' di tempo a con la Verstappen. Sto cacchio di Hertz, DRS disabled. Non va, non tiene la carica, consuma troppo e si carica troppo poco. C'è l'altro, c'è anche il DRS, guarda. Adesso ci frega. Però fagli perdere tempo più che puoi. C'è anche le gomme nuove lui, Dai, dopo mi sa che ti faccio entrare Carlo, gli metto ancora le gialle. 22, 44... è una quarantina più o meno, gli ultimi li faccio con le rosse perché tanto non arrivo con le gomme, è inutile. O metto le bianche, però le bianche fare tutti quei giri lì devo provare a mettere le bianche. Ma intanto fagli perdere un bel po' di tempo. È lì, adesso passa. Ecco, se gli metto le bianche comunque non arrivo a coprire tutta la distanza, mi devo sempre fermare a mettere le rosse dopo. Quindi farei gialle un'altra volta e rossa alla fine. Però rosse devo martellare. Cioè guarda com'è attaccato. Andiamo con Sainz, con Verstappen, scusa, a vedere l'onboard. Guardalo. Vai Carlo. Non c'ha l'Hertz, carica pochissimo. Ma sono a fine gomme, È che se continuo a dargli di andare va fuori strada questo, non so già io. Quanto siamo aggressivo, vai all'attacco. Head down and push. Yeah. Push. Dai che chiudiamo gli ultimi giri, poi cambiamo le gomme, vediamo un po'.
Le ruote sono... Dio, è ancora al 13%. Io nella mia macchina arrivo proprio al 2. Allora, 13%, intanto che, cioè, mi schioccia chiamarlo dentro, perché intanto mi va bene che sta rallentando Verstappen, perché se gli dà strada libera Verstappen, quello vola. Guardalo, e appena passa Verstappen lo faccio entrare in box. Adesso passa, per forza. Dai. Allora, facciamo gomma media nuova e lo facciamo entrare questo giro qua, via. Torniamo su Sainz. Carlos box. Vai, 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 grande, grande, grande. Hai perso poco, hai perso poco. Ok. Adesso devi pompare, Leclerc al 22, adesso anche lui sarà prossimo al cambio gomme, anche lui farò la stessa, da... penso di sì. Cosa vuoi fare? Piano, che sai, le gomme fredde. Allora, potenza, l'ERS e ritmo, attacco, sempre. Charles è aggressivo, quindi sta risparmiando un po', e l'ERS è neutrale. Andiamo con Leclerc, vediamo com'è. Ma che cacchio fa quello? Ma hai bloccato le ruote? Ti ho detto che sono fredde. C'è stato un bloccaggio! Eh sì, vediamo Sainz un po'. Hai spiantellato. E questa è la Ferrari. Ha esagerato. Ma ruote porca bloccate. Miseria. Vai, Carlo. La squadra si dispera. Eh sì, si cacchio. Chiederanno come sia potuto succedere. Come se... cioè, allora, diamogli un attimino di aggressivo, ma non attacco. Allora, sì, adesso si lamenta Leclerc. Facciamo, ignora. Slow down. Copy. Quanto mi manca? 19%. Potrei farlo entrare anche lui, è solo che poi... guarda Verstappen, c'ha il giro. Allora, io lo farei... fingere bene l'ultimo. Ok. Consumiamo bene questa... So we need to push for these laps. L'ultimo giro e poi lo facciamo entrare anche lui. Allora, l'entrata di box è già passata. Mi raccomando, non fare testa coda, Sei al 18% di rimanenza della gomma. Vedi di fare un... Cacchio, già 26. Quanto ci vuole entrare e uscire? A parte che quella Red Bull va, Dai, facciamo subito il cambio gomma, facciamo opzioni, gli mettiamo anche lui la media, nuova, sì, questo giro rientra, dai. So, box now, box, speed confirm. Vai. Copy, box. Tre giusti al pelo. Speed line. Vai, veloce. Copy. Speed limiter on, and speed limiter on. You're doing a very good job, Carlos. Dai Carlos, su. 14esimo Carlos. Salti la cena stasera. Vai. Guardalo. Verstappen è dietro.
Allora, ritmo, aspetta, vai aggressivo, ma non... We should slow down. Perché c'è le gomme fredde. Quanto è? 4 secondi, quasi 5. Vai, Sharp, vai, vai, vai. Andiamo a vederlo da qua, vieni. Mentre Sainz è nel traffico, è un casino, quindi diamogli l'ERS per il sorpasso, ma finisce subito la batteria, quindi c'è poca speranza. Ritmo, attacco, deve tirarsi via, c'è Schumacher davanti che blocca tutto, guarda che trenino che fa Schumacher. Vai. Allora, facciamo neutrale al momento, facciamo 5 secondi da Verstappen davanti, il ritmo aggressivo va bene, torniamo su con Leclerc e lui sta andando bene, tranquillo, lasciamolo in pace. A Sainz, io più di così non so che fare, eh. Allora facciamo un accumulo un attimo. Chat button on. Copy. Un accumulo dell'ERS. Bene, poi consumiamo tutto e mi bruci tutte e due queste macchine qua. C'è Schumacher davanti che blocca. Schumacher. Ovviamente Mick Schumacher, non Michael. Magari ci fosse Michael. Mick. Fatti spazio. Hanno già cambiato le gomme loro? Allora, sì, tutti quanti hanno fatto pit stop. Purtroppo Sainz è nel traffico. Cavolo. Aspetta, pneumatici. Settori Sainz è tutto giallo, non riesce ad andare. È inutile. Si è caricato il posto ERS. Adesso via di sorpasso, via, vai. Fuori a manetta. Quindi sfrutta il DRS e l'ERS che è quasi metà. Però ti dico che è carico, dai. Ma che sta facendo lì Tsunami? Zigzaga. Verstappen ancora 6 secondi, buono, però c'ha il giro veloce. Ma che com'è Verstappen gialle? At the moment we are the fastest car on track. Ecco, Leclerc, giro veloce, bello, bellissimo. Buono. Dai però, Carlo. Dai, fuori. Bravo, vai. No DRS, fuori. E no DRS, porca miseria. Vai, che pelo. No, non ha finito. You're doing really well, sì, Carlos. Bellissimo. Senza batteria. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Senza la batteria. Riguardiamo. Guardiamola meglio. Il punto qui è Sainz. Vai. E va al sorpasso guadagnando una posizione in gara. Oh, grande, bravo. Adesso però c'hai Michael. Nell'area box l'entusiasmo della squadra. Sì, Michael, c'hai Schumacher. Mick Schumacher, via. Facciamo riprendere un attimino l'ERS che è un altro punto debole della macchina. Riesce di motore, infrenata, guarda. All'interno, bellissimo. Guarda. Grande. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Vai Carlo. Sei vicino alla zona punti. Allora, un attimino aggressivo. Slow down now. Perché le gomme stanno andando giù.
di brutto. Vediamo un attimino come si comporta così. Siamo on board con Sainz. Leclerc invece dov'è? È qua e non c'ha nessuno davanti al momento. 7 secondi c'è dietro Verstappen. Torniamo su Sainz. Sainz c'è il Ricciardo davanti. Lo sai che anche lui ha problemi con quella macchina. Quindi pian pianino arrivi lì e vedrai che si sposta. Tu becca. Aspetta, quanto siamo? Gira 1.38 Sainz, 1.40 Ricciardo. Stai girando 2 secondi più veloce di lui. Così come sei adesso. I becchi, il DRS e il gioco è fatto. Vai, 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 che ce l'hai, dai, che ce l'hai. Allora, sì, qua mi hai consumato l'ERS, però non ne ho più da darti. Dai che ce la fai, però, vai. Vai, vediamo. Dov'è che sei? Eccolo, 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 eccolo. Esterno, esterno, poi interno. Grande Carlo. Bene, adesso siamo a caccia di... andiamo a vedercelo di nuovo. Vediamo che... cos'è successo. Bellissimo. Guardiamola meglio. Questo. Il punto qui è Sainz. Vai. Esterno, poi interno. Adesso interno, guarda. Ne approfitta per effettuare un sorpasso deciso. Ottimo lavoro. Sì. Però anche Ricciardo non purtroppo... Ecco le congratulazioni del team. Vai, vai. Allora, ritmo, siamo sull'aggressivo, va bene. Questo lo lasciamo neutrale, anzi lasciamo in accumulo. Usiamolo poco. Tanto... Copy. Anche Ocon davanti gira... un secondo più lento di te. Il 67% le gomme, cioè le ha consumate un botto. Allora che Ricciardo ci riprova, è normale che ci riprova, c'ha il DRS, poi questo è rallentato un po'. Però aspetta un attimo, rallenta le auto dietro o no? Ok. Vai Carlo. Uno 38.8 e l'altro con 1.39.4. Senza problemi lo becchi. Situazioni gomme. Carlo ha consumato un botto di gomma. Ma d'altronde laggiù. Allora, Leclerc sta guadagnando ancora su Verstappen, siamo a più 9, bene, però non cantiamo vittoria perché quello tiene bene le gomme. Siamo su Leclerc, andiamo a vedere Verstappen. Allora, facciamo l'onboard. Senti come gira bene questa macchina. C'è anche nella simulazione, questa è perfetta. Dieci secondi. Manteniamo questo distacco che non è male. Dai, Hamilton invece.
Oh, Hamilton ha problemi. Hamilton si è fatto fregare da un Alfa Romeo, da Bottas. Allora, torniamo su Sainz, che è qui il... Sì. Ha staccato bene Ricciardo. Allora... Carlos. Perso 9 posizioni, ma è stato ai box che è entrato nel traffico, purtroppo. Però lui ha fatto guadagnare tutto quello spazio a Leclerc. Molto bravo sul gioco di squadra. Allora, cominciamo ad avere problemi di gomme su Carlo. Cominciano a essere un po'... Lasciamo questo qua neutrale. Charge button off. Facciamo il giro standard. Purtroppo devo rallentarlo. Slow down. Yeah, good. Devo rallentare Sainz, perché non arriviamo con le gomme. Cioè, siamo quasi a metà gara e ho finito le gomme. Le rosse purtroppo non durano. Tranquillo Beato, fatti la tua gara, vedi di avvicinarti a... vediamo un po'. Sei a 6 secondi da Ocon. Vediamo, sta arrivando, si vede in fondo, ecco, è andato via. Allora, si vede già Ocon davanti. Diamogli un pochettino di respiro a Sainz, con tranquillità, tanto se lo becca. Vai. Allora, tra 2 minuti c'è il rischio di... ma un rischio bassissimo, al 5% di acqua. Potrebbe essere semplicemente il sudore dei meccanici, perché alla fine qua in Bahrain non piove mai. 22 gradi e sono le 18:54, 55 adesso locali. Allora, siamo a 5 secondi e mezzo da Ocon. Ah, rettilineo non... vabbè, però aspetta, rettilineo è normale che scappa. Vediamolo in questa prospettiva qua. Allora, Leclerc tranquillamente lì, adesso c'ha Latifi davanti come doppiaggio. Cosa è successo? Bandiera rossa, gialla. Ah, l'avversario ha allargato, ok. Qualcuno ha allargato la traiettoria. Russell. Rivediamo cos'è successo. Che è successo? Vediamo, Russell. Ecco George Russell. Oh. E qui va a largo, di parecchio. Vabbè. Allora, guardando sempre la... dunque, Leclerc sta arrivando a doppiare Latifi con la Williams e ci sono sempre 13 secondi da Verstappen, buono, però la Red Bull consuma poco le gomme, quindi probabilmente ne avranno di più alla fine. È per quello che ho rallentato un pochettino anche Leclerc, giusto tanto da tenere lo distacco. Siamo al 68% di gomme su Leclerc e 54 purtroppo su Sainz. È vero che è entrato prima, ma ha sempre spinto lui.
Dove si trova Sainz? Ah, eccolo lì, non c'ha nessuno davanti, c'ha Ocon a 3 secondi e mezzo, quindi ci becchiamo anche, spero, la 10ª posizione, punticino, il punticino del mondiale ci sta. Andiamo avanti un po' veloce, 8 per, vediamo un po' come si evolve, alti e bassi, non lo becca, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 2, 4 e 3, 4, si avvicina troppo poco Sainz a Ocon, all'Alpine, l'Alpine va, anche quella va, 3, 3, siamo sempre lì. Allora diamogli un pochettino di potenza con il ritmo e l'ERS, vediamo un attimo, 2, 2, 1, andiamo on board, eccolo, si vede, si vede davanti, c'è Ocon con l'Alpine, adesso Sainz, vedi di farcela, 45% di gomme rimanenti ti resta. Ah, però anche Leclerc ha consumato un botto, eh. Allora standard, facciamo fare giri standard a Leclerc, non serve, copy, neutrale l'ERS, manteniamo le distanze su Verstappen, però risparmiamo un po' le gomme a Leclerc in questo caso. Qui eccolo, 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 aspetta, DRS is disabled, l'ho finito sto, sto ERS, vabbè, vai di DRS, vai, 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 vai. Vediamo, 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 oh, aspetta, ho sbagliato, e vai, 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 Carlos, ma hai fatto il giro, hai fatto il giro veloce, Carlo, ma grande. Oh, la Ferrari sale di una posizione, diamo, c'è, un'occhiata al replay, e questa è la Ferrari, eccola, DRS attivo, ERS scarico come al solito, però ce l'hai fatta, guadagna una posizione con estrema disinvoltura. Bene, 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 Carlo, vai, 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 l'entusiasmo della squadra è ormai, sì, sì, via, 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 fammi vedere in pista, vai. Allora andiamo neutro con questo e il ritmo aggressivo sempre per Carlo, mi devi guadagnare quelle posizioni perse, eh. Così sono due punticini, così, eh, anche per Carlo, così. Allora torniamo qui, Leclerc davanti ha superato, ha superato sia Latifi che Albon, bene, bene, Verstappen è ancora in fondo, ma quello sta gestendo bene quello lì, eh, non mi fido. Oh no, 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 no. Ma che è successo? Testa coda. Ma chi? Ma no, ma sai, ma che cacchio hai fatto? Ecco il replay. Ma porca miseria. Guardiamola, miseria, meglio. Il punto qui è Sainz. Ma no. Questo sembra un brutto testa coda. Siamo a 4 secondi da Ocon un'altra volta. Ma che cacchio gli è successo a questo? Ma diamo standard, dai, perché qua le gomme. Slow down now. Copy. Eh sì. Anzi, 40, 17 giri posso dirti di tirare a manetta e poi cambiare le gomme e mettere. Head down. Le rosse. Yeah. Dai. Poi fermiamo Sainz, prendiamo e mettiamo le rosse, o saremo gli unici a fare due pit. Ma dai, ma perché ti sei girato? Oh, ma Leclerc ha 51% di gomma, eh? Sai che non è male. Se mettevo la bianca, Leclerc era a posto, invece adesso devo farlo entrare per fare, per smarcare la gomma per forza. Grave errore, andava bene la bianca a Leclerc almeno. Andava bene la gomma bianca a Leclerc.
Verstappen ai box. Verstappen ai box. Cosa metti le rosse? 17 giri alla fine, metti le rosse. No, 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 no. No, Leclerc devo lasciarlo andare ancora un po'. Non arrivo con le gomme io. Quindi la strategia è giusta quella che ha fatto allora. Però diciamogli di spingere. We need you to push now. Vai, vai, perché sto qua mi fa l'undercut questo. Via, via, via. So, deployed. Sì, vai, spingi. Allora, Sainz, ce la facciamo su Ocon o no? Qui siamo su Sainz. 33%, dai che poi ti chiamo dentro, ti metto le rosse, Sainz. Poi toccherà a Leclerc. And just a reminder on DRS. Copy. Problema dell'ERS. Metto le batterie della Duracell, durano di più. Vediamo un attimo dalla... Andiamo avanti. Di uno, allora. Leclerc è 35 secondi sul secondo che ha Bottas. Però Verstappen ha cambiato le gomme, e le ha rosse. Adesso vedrai che fa il tempo e arriva. In un attimo arriva sotto. Bottas si ferma. Russell, Alonso. Yeah, very poor grip. Allora, 29, 40, allora siamo a 41esimo giro. Okay, vai, Sainz, no, vai. Devi fregarmi questi qua che sono entrati adesso. Sei sempre a mezzo secondo, no, un po' meno. Da Ocon. Allora, potenza. 41, 51, no, è troppo presto per le gomme rosse, no. Noi consumiamo un botto di gomma, noi. La nostra gomma rossa deve fare 10 giri, non di più, per noi. Perché sono giri da qualifica. No, non posso farlo entrare adesso. Cioè, non ce la fa a prendere Ocon. Dai, 27% di gomma ancora. Leclerc 42. No, DRS. Ok. E sto Hertz qua, guarda. Fai neutro. Così guadagni pian pianino, senza strafare. Fai anche tu neutro. Però resta all'attacco. E anche tu resta all'attacco, eh. Sempre. Perez ai box. Perez ai box. Rossa anche lui. Just look after these tires. Sono troppo calde le gomme. Lo so. Fammi vedere il Clerk. Allora, quanto sono calde? 140 gradi. 150, dipende da dove appoggia. Guarda, in base alle curve destre o sinistre. 150 gradi. Ma tanto ti ricambio tra un po', dai. Vedi di non... Sta in pista. Allora. Dov'è Verstappen? Ha fatto il tempo Verstappen, ma è normale. Allora, Sainz, siamo in sesta, ma non ha ancora superato... No, Ocon non l'ha superato ancora. Ma scusa, era attaccato... Ah, c'è Gasly davanti. Potenza, vai. 21% di gomme ancora, Sainz. Le devi consumare tutte in pista queste. Poi ti metto le rosse. Sono ancora troppi giri per le rosse. Non ce la facciamo con le rosse. Chi è questo qui con l'Alfa? Bottas, ancora Bottas. Cacchio, ma Bottas sta andando. Ah,
Ah, è la che mi fai sudare. Vai, 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 vai. Tira via sta Alfa Tauri davanti. Eccola, via. No, 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 no. Quelle gomme sono a capolinea, lo dico io quando sono a capolinea. Verstappen ha sempre il tempo. Ah, aspetta, gliel'ha preso Russell. Miglior giro Russell. Allora, 43, 54, no, troppi, devi tenere botta ancora un po', ritmo aggressivo, caliamo un attimo e facciamo accumulo dell'ERS. Charles button on and stay out. Ok. Perché? Perché devo fargli fare qualche giro ancora in più, chi se ne frega di Ocon lo batto dopo. Però mi dà fastidio l'Alpine davanti, cacchio. Eccolo, dai dentro i box. No, non sono qua. Vedi che lo rallenta un po' qua, è più veloce Carlo qua, eh. Allora andiamo a vedere una volta anche Leclerc. Vediamolo TV. Lui al 32%. Buono. Però c'è Verstappen indietro che spinge, devo farlo entrare. Allora vai, potenza, via. Devi tirare perché quello lì sta arrivando. Quello là sta arrivando, quello lì sta arrivando. 39,9, c'è. Allora, Sainz. 16% di gomme. Guarda che trenino che c'è dietro. Perez, Bottas, Russell. Tutti dietro a Sainz. Capi? What are we doing? Facciamo entrare Sainz. Perché sta perdendo troppo. No, cosa ha fatto? Race is long, no, anyway. Vediamo un po'. Vediamo Valtteri Bottas. Sì. Ma ha finito le gomme. Poi le gomme rosse e Bottas, dai. Guadagna una posizione, davvero una. Lo so. Vai, adesso ti faccio entrare, Carlo. Allora, opzioni box, ti metto la rossa nuova, ce l'ho nuova, sì ce l'ho, vai, entra. And box? Yeah, box. Box. Vai Carlo, vai. Dai tutto quello che hai, sorpasso, attacco, via, tutto. Anche la Mercedes ti ha fregato, e ovviamente Perez, sa che novità. 2 secondi guadagnati da Verstappen su Leclerc. Leclerc non ce la fa più con le gomme. Non ce la fa più Leclerc. 26%. Sta andando come l'attacco, è inutile. Andiamo, niente, sono già a chiodo con Leclerc. Anche se lo faccio andare di più ancora mi va fuori. 37. Allora, Sainz e box. Sainz e box, gomma rossa. Vai via. Allora Sainz, devi farmi qualifica adesso, scalda le ruote, le gomme, quello che vuoi, e poi allora facciamo neutrale, attacco sempre e poi ti do anche l'ERS appena mi arriva un po' di carica. Allora c'è sempre Ocon avanti, posizione quella, bene. Eccolo con, si vede. È lì, sul rettilineo lo becchi.
Dai, ricaricati sto coso. Nel rettilineo lo vedi. Cerca di prendere, eccolo, guardalo. Cerca di prendere il DRS e poi vai. Ma come sono troppo calde? Sono appena uscito. Ma dai, fammi aggressivo. Se no le brucio tutte e dopo non va. Questo come siamo messi? Andiamo di potenza con questo, però aggressivo il ritmo. Leclerc sta perdendo. Leclerc perde su Verstappen. And DRS is disabled. DRS è prosciugata. Ok. Allora, Leclerc, anche lui 20%. Io quasi quasi, allora 46-56, deve entrare subito, gomma rossa anche a lui, opzioni box, rossa nuova, ne ha due nuove, no, una nuova, no, aspetta, questa qua, nuova fiammante, entra a questo giro. And box this lap, box, pit confirm. Leclerc e box. Copy box. Box, box. Box. Charles Pitley. Dai. Ok, copy. And pit limiter on. Dai, veloci, Perez al giro. Vai. Adesso anche lui devo farlo fare calmo, perché sennò mi esce subito con le gomme non in temperatura. Quant'è Verstappen? Allora, ritmo aggressivo, questo neutrale, calmo, 11 secondi Verstappen, ci stiamo, eh. Siamo, vediamo un po' nella mappa dov'è. Allora, sì, abbiamo Vettel dietro e Verstappen davanti a Stroll, non è vicinissimo, però quello tiene bene le gomme, mentre Sainz ancora qua. Sainz, adesso mi devi spingere, attacco, vai. E potenza di questo Sainz, giro veloce, bravo, grande, bravo. Sainz, giro veloce. Sembra che non gira, ma gira bene. Ha battuto. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Vediamo cosa è successo. Con. E questa è la Ferrari. Ecco, DRS. Perfetto, vai, grande. Bravo. Bravo. Ed ecco qui il sorpasso con cui passa avanti. Una manovra incredibile. Sì, vai. Via, via. Che momento! La squadra è... Via. Fammi vedere in pista. Allora, siamo con l'ersa di potenza e ritmo, attacco. Quanto siamo con le gomme? 85%. No, cala. Andiamo aggressivo e questo qua normale. Slow down now. Non arriviamo. Copy. Non arriviamo a fine gara. Leclerc uguale. Standard, vai standard. E questo fallo neutrale. Ok. Gestisci un po' Leclerc. Vediamo come gira Leclerc. Adesso è Leclerc. 12 secondi da Verstappen, quindi mantieni controllo, gestisci, perché manca ancora qualche giro. Sainz tiene il tempo, ha fatto il giro veloce. Chi c'è davanti? Alonso, oddio, però guadagni un bel punto. Poi c'è Gasly e Norris, lasciali fare quei due lì che si buttano fuori, guardali. Doppio DRS, però ci avevi. È che Sainz, posso dargli un po' di potenza ancora, ma dopo finisco le gomme. Dai, su Alonso ce la fai.
È un po' dura lì, però ce la fai. Abbiamo camera TV by Sainz. Devo tenere sempre d'occhio il tempo di Verstappen, perché ho paura che quello in un attimo mi becca Leclerc. Leclerc sta riposando un po'. Vediamo Lers, ok. Neutrale di Leclerc. Facciamo accumulo, vediamo. And charge button on, charge button on. Tanto abbiamo 14 secondi da gestire su Verstappen. Sainz deve continuare a combattere, è inutile. È uscito nel traffico dai box e adesso ce lo fai, c'è il DRS. È attaccato, è molto attaccato a Rosso. Allora, diamogli un pochettino di potenza. Eccolo. Due, ne voglio due qua, due ne voglio. No DRS. Ah, okay. No, piano. Ho visto male con Alonso. Strong race. Vai, subito. Via, anche la McLaren mi viene da via. Oh, la Ferrari grande, sale grande, di grande. Una posizione. Via. Norris, adesso Norris. Poi facciamo riposare le gomme. Vai su Norris subito. Vai. Il 70% di gomme, sta bruciando le gomme Sainz. Mi fermo, mi va bene dietro Hamilton, di più non riesco. Anche se di vicino Hamilton. Ma non arrivo con le gomme. Allora, terza, sorpasso. Adesso è l'ultima chance, appena si ricarica ce l'hai da bruciare Norris. Le gomme vanno giù di brutto. Sette giri alla fine. Dai. Col DRS aperto ce la fai. Non sei riuscito qua sul rettilineo, cavolo. Sì, Adani. E poi da Hamilton è 15 secondi. Eccolo. Bravo, grande. Bravo, difesa. Anzi, mettiamolo d'accumulo un attimo. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Diamo un'occhiata. Guardiamola meglio. Il punto qui è Sainz. Buono. Ed ecco qui il sorpasso con cui avanza nel gruppo. Buono, via. Charge button on. Okay. E adesso da Hamilton è un po' lontano. Non lo vedo, 14 secondi, 15 secondi sono tanti, non ce la faccio. Devo mantenere la posizione, settimo mi sta bene. Giochiamo di difesa. Allora, Leclerc ancora 16 secondi davanti a Verstappen. Benissimo. Leclerc sta andando bene, 80% di gomme, potrei spingere un po' di più ma non mi interessa. Le tengo perché non si sa mai. Il problema è Sainz che mi sta consumando, ci ha consumato perché giustamente. Sai che però quello là in fondo è Hamilton. Ah no, è Latifi quello in fondo. Ho visto in fondo il rettilineo, sembrava Hamilton, invece è Latifi. Davanti c'è Hamilton, ma è troppo lontano, non riesco. Potrei anche provare, ma andrei a finire le gomme e non finire la gara.
a sto punto devo accettare e mantenere la settima posizione, non c'è verso. Allora, siamo al 57% di gomme e le lascerei il ritmo all'attacco e potenza il l'ERS, mi sta bene così. Guardiamo dietro come fa. Aspetta, pochi giri alla fine, sì, lo so, ma Hamilton è... non riesco, è troppo lontano. Leclerc ormai, grazie alla strategia e l'aiuto specialmente di Carlo, di Carlos, ha guadagnato tanto, però ci ha svenato un po' Carlos, ecco, quello sì. Ma questo è gioco di squadra. All'inizio partivo prima e seconda posizione, dopo ci sono stati un paio di sorpassi e Carlos è riuscito a superare ancora Verstappen e gli ho detto di mantenerlo dietro. Ciao Albi! Buonasera Albi! Benvenuto! Alla fine gli ho detto, una volta che c'hai da dietro Verstappen, rallentalo un pochettino. Così ha fatto e Leclerc è andato un po' lungo, ma ha sempre mantenuto più o meno lo stesso distacco. Benissimo. Allora, vediamo un po' come siamo messi qua. Leclerc, benissimo. C'ha strada libera, il primo che c'ha davanti è Ricciardo, ma ha doppiato anche lui come Magnussen, Vettel, Gasly e Latifi, insomma Albon, tutti quanti doppiati da Leclerc. And five laps to go. Sono 5 giri rimasti, stai buono lì Leclerc, che arrivi primo. E Sainz, grandissimo, perché comunque un grande aiuto a Leclerc è riuscito a dargli. Di più non riesco con Sainz, c'ho Latifi che è doppiato, anzi no, aspetta, ah sì, Latifi è doppiato anche da Sainz, c'ho Hamilton, ma Hamilton è troppo lontano. Sembra ci sia un bloccaggio. Che è successo? Rivediamo cos'è successo. Ah, Magnussen. Facciamo attenzione a Kevin Magnussen. Magnussen. E qui direi, sì, ha bloccato le ruote. Ok. A non fermarmi Leclerc, eh. Eppure oggi la squadra puntava in alto. Sì, va bene. Anche noi vinceremo la prossimo anno il campionato. Allora, Sainz, settima posizione, bellissimo, con il punto veloce. Saranno contenti gli sponsor, sono più contento io degli sponsor. Magari fosse così. Leclerc sta guadagnando ancora su Verstappen. Ha guadagnato ancora un secondo buono e quindi il suo ritmo è standard, tranquillo, lasciamolo andare leggero. Non si sa mai che si che in una curva magari la facciamo neutrale, questo basta. And charge button off, charge button off. Ho capito. Allora andiamo ancora su Sainz, che era qui il problema, oddio. Vediamo di mantenere la posizione. Allora, dove siamo con Sainz qua? Dove cacchio è Sainz? Ah sì, c'è Latifi davanti, volevo essere sicuro che davanti ci fosse stato Latifi. Dato che se è Hamilton cerco di dargli una. Invece no, è Latifi e Hamilton è più lontano. Eh no, è impossibile. È impossibile per Sainz. È proprio impossibile. Però il gioco di squadra l'ha fatto. Grande Sainz. Andiamo un po' a Verstappen, andiamo on board con Verstappen. Cioè questa è la perfezione, questa, è inutile. Sembra...
Non lo so, è tutto perfetto, non c'ha una vibrazione, non c'ha rumori strani, non c'ha... Fa solo rabbia sta macchina, vabbè. 20 secondi, ha guadagnato ancora Leclerc, eh? Mi piacerebbe fargli prendere anche il giro veloce Leclerc, ma lasciamoglielo a Sainz. Si potrebbe tentare, eh? Le gomme rosse si potrebbe, ma si rischia anche di finire fuori strada. Tre giri è finita, tre giri ed è finita. Perez, Bottas. Ah, Bottas è attaccato a Perez. Ah, a me a 4 centesimi, 400 millesimi, 600 adesso. Oh, rischia, rischia Perez con Bottas. Bottas sta girando bene questo qua al Bahrain. Il Bahrain. 2 minuti, 10% d'acqua. È impossibile, è troppo poco. Previsioni sballate per il Bahrain. Io vorrei provare a fare Monte Carlo, ma ci vogliono un po' di gare prima di arrivare lì. Lì sì che sarà una sofferenza. 22. Cosa c'ha? Non va più Verstappen? Ma c'ha problemi Verstappen? ...22 secondi da Leclerc Verstappen... ...sta perdendo... ...22.9... ...qua ha finito le gomme... ...fammi vedere quando sono le gomme... ...ha finito le gomme Verstappen... ...guarda... ...then it will be two laps... ...ha finito le gomme... ...c'ha poca gomma... ...deve andare piano altrimenti non arriva... ...guarda come ho risparmiato più gomma io... Anche su Sainz l'ho risparmiato in confronto a lui, ma Sainz l'ha consumata, ma era in attacco, sempre in attacco. Sainz adesso. Hamilton, vediamo come fa Hamilton. Hamilton c'ha davanti Russell e c'ha più gomma Hamilton, quindi può esserci il sorpasso. Ci può essere il sorpasso Hamilton-Russell, compagni di squadra tra l'altro. Vedi? Tutti e due col DRS poi. Abbassiamo il ritmo. Slow down. Copy. Tanto ormai è irraggiungibile, manteniamo un po' le gomme perché stanno calando, eh. Sta calando di più quelli di Verstappen, guarda, 22% contro... Ah, 23 io. Insomma, non siamo tanto lontani, quindi caliamo il ritmo. Facciamo neutrale questo. Anzi, facciamo accumulo, tanto ormai. Start button on. Ultimo giro di Leclerc. Andiamo a vederci Leclerc. And last lap. Eccolo qua. Guarda quanta gomma che ho ancora su Leclerc, bellissimo. Pensavo di aver sbagliato strategia, potevo rischiare la bianca, ma la bianca dovevo calare parecchio, eh. No, la bianca metti che arrivava nel fondo, però mi andava... ma avevo poca tenuta. Sainz e Verstappen sono uguali, cacchio c'hai Verstappen, vai piano, standard. Slow down now. Non abbiamo rischio di essere... No, Gasly è indietro, dai. Leclerc, mi raccomando, non all'ultimo giro, eh. Vai. Oh. Che cacchio di curva mi fai? Piano, 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 piano. Ho provato anche diverse assetti, non ci ho capito una mazza, eppure
ha rimesso l'assetto che lui si sentiva un po' più sicuro, diverso da Sainz. Ed è risultato comunque quello vincente, guardalo. Ok, and check it flag. Eccolo qua, bandiera scacchi. Let's go, come on! Vai, grande. Leclerc, Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio. Diamo un'occhiata al replay. Oh, che spettacolo! Contento. Leclerc chiude per primo. La cacchio è sta bandiera, fatemi vedere. Come potete sentire, anche la folla è letteralmente in delirio. Sono tutti in piedi. Grande Leclerc. Bravo. Ma bravo Sainz che ti ha dato tutto quel distacco da Verstappen. Bravissimo tuo compagno. Questo, siamo on board con Sainz. No, dov'è? Oh. Dai Sainz, te lo meriti anche te, ti tieni anche il giro veloce, settima posizione, non male. Bel weekend, però devi finirlo, 12 secondi Gasly, vediamo sulla mappa. Sainz, beh Gasly va parecchio indietro, quindi vai tranquillo, beato, cala. Ah, siamo già standard, qui siamo in accumulo, va bene. Guardalo, traguardo, settimo e punto addizionale, bravissimo, bravo, specialmente quando gli ho detto di tenere dietro Verstappen, l'ha fatto bene per dar possibilità a Leclerc di vincere, strategia buona. Peccato che è entrato nel traffico, forse dovevo farlo entrare prima a cambiare le gomme, Sainz, perché è uscito nel traffico e purtroppo c'era non riusciva a superare, c'era il trenino di Schumacher, inutile, il trenino di Schumacher e Ocon, chi c'era ancora? Vabbè. Grande, 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 grande. È stato senza dubbio il weekend di Charles Leclerc. Adesso ci gustiamo un po', non so se fa il podio, non lo so, mai visto. Non l'ho mai vinto, quindi. Questo podio è un eccolo, traguardo eccolo. Notevole per l'intera squadra. Oh, due Red Bull però, eh. Un po' staccate, ma ci sono. Stavolta è andata bene così. Oggi il pilota monegasco ha dimostrato quanto vale con una prestazione pazzesca. Speriamo di mettere a posto un posto Hertz che consuma solo e basta, poca potenza e batterie sempre scariche. Oggi in griglia hanno dato tutti il massimo, ma sono loro tre che portano a casa i punti che contano. Dubito che la Ferrari sia rimasta delusa dai risultati di oggi. Oggi la squadra era al massimo della forma e direi che il risultato lo dimostra. Alla fine del weekend, la squadra è al secondo posto della classifica costruttori. Sì. Le squadre sono già proiettate sulla prossima gara, che si terrà tra le dune dell'Arabia Saudita. Ah. Bene. Guarda che bello. Giro veloce Carlo Sainz, 1.35.132. Bellissimo. Vincitore Leclerc. Ma è stata la squadra che ha vinto, perché proprio, guarda. Al 57esimo giro Sainz ha fatto il giro veloce, 7 punti si è beccato, benissimo. E niente, piloti 25 Charles, 18 Verstappen, Perez 15, Bottas, Russell. Ah, Hamilton non è riuscito a superare Russell, che era lì attaccato, era lì appiccicato. Sainz e Hamilton erano troppo distanti, non riusciva. Gasly, Norris, Alonso, un punticino se lo becca. Buono, buono, buono. Esteban Ocon, Tsunoda e Zhou, Alfa Romeo. Ma aspetta, l'altro con l'Alfa Romeo è... Ah, eccolo qua, Bottas. Bene, bene, bene. Costruttori, l'ha appena detto, quindi 33 Red Bull.
32 per poco la Ferrari, però per farla vincere puntiamo più su quello piloti, costruttori non ce la facciamo. Mercedes 18, 12 l'Alfa Romeo, l'Alfa Tauri, ma l'As dove? Ah, l'As 0, ah, mi spiace per l'As. Aston Martin, Aston Martin va forte quest'anno. Va bene, cosa c'è nel continua? Allora, qui è cresciuto, potenziale di crescita 1,26, 1,09. Come faccio a fare girare un po' Giovinazzi? Dovrei fargli fare un po' di prove a lui, così magari mi cresce un po'. Se magari diventa più bravo Antonio di Carlos, magari, però andiamo un po' indietro. Va bene, io direi che per un po', non so, ci vediamo poi la prossima, magari faccio qualche, se riesco a fare qualche, come si dice, qualche pezzo, qualche, aspetta, c'avevo dei pezzi da fare, mi sembra. Ah, aspetta un po', questo qua sono i soldi che ho guadagnato, quindi più 4 milioni di euro, di dollari. Però ne ho spesi in uscita, però 3.272.000 dollari guadagnati, dai. Buono, 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 sono contento, mi è piaciuto. Avevo dei pezzi in fabbrica che stavano, li stavano facendo. Ovviamente la gara qui del Jadan, questa la prossima la faremo nella prossima live, quindi andiamo solo a vedere le mail che sono arrivate da Enrico. Ciao Brocchi, siamo la scuderia dei Brocchi noi, attenzione, non siamo Ferrari ma siamo Brocchi. Prima del tuo arrivo, allora, prima del tuo arrivo in squadra abbiamo iniziato a lavorare su un progetto in produzione, ecco questo qua. Ah, le sospensioni nuove, eccole qua, le montiamo la prossima volta. Michael ha conquistato la vittoria in Bahrain nel scorso weekend, chiudendo davanti a Max Verstappen, ok, questo qui lo so, me lo ricordo bene, e Patrick mi dice che consigliato, ah, consiglio medicina, ok, molto soddisfatti per la vittoria, quindi ha fortemente aumentato il livello di fiducia, perché se no basta. Qui andiamo al profilo di Charles e l'auto di Charles per appunto mettere i pezzi nuovi, che io non so neanche bene come funzionano. Io gli ho detto di fare qualcosa a ste pance bruttissime, non sono neanche proprio brutte brutte, ma non funzionano. Quindi boh, ho fatto delle, ho speso soldi, ho impiegato gente e ho fatto ore nella galleria del vento. Spero sia migliorata l'aerodinamica per queste pance qua. L'altra cosa, l'ERSA, io non so dove andare a cambiarlo o comunque a progettarne lo sviluppo, ma lo sviluppo sono bloccati, quindi non possono essere fatti adesso in corso di campionato. Va bene, dai, io chiudo qua questa live, che ore sono? 20 e 37, ore di cena. Ci sentiamo alla prossima, dai, grazie mille per essere stati qua, grazie ancora a Kaiman che mi ha fatto il ride, e alla prossima, ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao.